L'orchestra dell'Istituto Comprensivo Filippone di San Giovanni Gemini ha vinto la quarta edizione di Musica al Museo, manifestazione tenutasi tra il Teatro Margherita e la Biblioteca Scarabelli di Caltanissetta. Nel corso della serata finale, sabato, si sono esibiti anche i vincitori di altri premi. Tutti i nomi su tcsnews.tv. È stata straordinaria questa manifestazione. Quest'anno, oltre, come dicevo precedentemente, ai ristoratori, agli alberghi, alle attività commerciali strapieni, abbiamo fatto più di 500 audizioni in 3 giorni. Si sono concluse oggi con l'audizione delle orchestre, con la vincitrice assoluta che è la Scuola Media Istituto Comprensivo Filippone di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento. Ci sono stati vincitori naturalmente piccoli gruppi da camera, grandi gruppi da camera, giovani talenti, pianisti, archi e fiati. Tutto si concluderà stasera con la premiazione dei vincitori assoluti e un piccolo omaggio al maestro compositore Nunzio Ortolano, che è il presidente della commissione delle orchestre, con il premio Kairos offerto dal presidente del Rotary Emilio Giammusso, intitolato alla memoria di Rosa Maria Colledoro De Cristoforo e del dottor Alberto Vaccaro. Altri risultati? Altri risultati: è stata un'esperienza straordinaria fare tutto questo tour de force in 3 giorni, 8 commissioni, tutto diviso tra Biblioteca Scarabelli, Istituto Musicale, Chiesa del Collegio, Teatro della Chiesa del Collegio, Teatro Margherita. È stata un'esperienza straordinaria e spero che si ripeta negli anni, anche perché penso che a livello turistico sia una forza per Caltanissetta. Circa 7.300 pasti mi hanno detto che sono stati consumati. Quale messaggio lancia la musica in occasioni del genere? Penso che attraverso le scuole la musica lanci un messaggio fortissimo, quello di crederci, crescere insieme alla musica per i ragazzi, oltre allo stimolo di studiare uno strumento musicale che è un'arte nobile, possa essere anche, diciamo, un incipit per iniziare una carriera proprio da musicista, oltre a quella scolastica che devono frequentare sicuramente. È un successo inaspettato? Assolutamente, siamo soddisfattissimi questa sera di essere intanto in questa meravigliosa bomboniera, mi viene da dire, un teatro bellissimo, non avevo mai avuto modo di vederlo, e gustare con i nostri 60 ragazzi, 60 alunni questo momento indimenticabile. Sono 60 piccoli musicisti che si esibiranno in brani classici, molto classici. È stato un tentativo nostro quello di portare i ragazzi ad esibirsi in melodie molto famose, quindi delicate e difficili da eseguire, e ce l'abbiamo fatta. Siamo soddisfatti tutti i sangiovannesi, qua stasera abbiamo anche un folto pubblico di nostri concittadini, molto soddisfatti, grazie. Per San Giovanni è sicuramente un successo importante. Molto, anche se direi che ormai ci siamo quasi abituati a questo successo. L'anno scorso siamo stati a Mirto, siamo stati primi assoluti con un punteggio 100 su 100, e ad Agrigento, alle Euterpe, abbiamo avuto un premio. 2 anni fa ancora a Mirto, sempre con un primo assoluto. Lavoriamo tantissimo, c'è una squadra formata da 8 docenti, perché San Giovanni è un doppio corso di indirizzo musicale, quindi doppie classi di strumento, e lavoriamo veramente in grande sintonia. Questa è la dimostrazione che anche in un piccolo centro si può fare musica ad alti livelli. Ma sa, noi siamo stati 3 anni fa ad Agrigento e ho pianto sul palco del teatro, perché proprio lei mi dice una cosa importante, cioè che una comunità montana dove spesso manca tutto, esserci una realtà così bella per noi è di un'emozione infinita, sicuramente. Mi permetta di fare anche dei complimenti agli organizzatori, a Mirko in prima persona come collega. Ieri ho visto, durante tutte le esibizioni delle varie categorie, una organizzazione impeccabile, veramente. E poi c'era Caltanissetta, che era stracolma di ragazze. Ho letto su internet che qualcosa come un numero come 2077 alunni che hanno coinvolto la città di Caltanissetta con questo concorso. Veramente un successo, credo.